raggiunta l'intesa per la nuova struttura azionaria di EADS. Come riferito dallo stesso CDA del colosso aerospaziale, Francia e Germania ridurranno la loro partecipazione dal 15 al 12%, mentre la Spagna scenderà dal 5,6 al 4%. Arrivata poche settimane dopo il naufragato progetto di una fusione con la britannica Bay, l'intesa segue l'annunciato ritiro degli azionisti privati Lagardère e Daimler.